questo numero del Salus TG. Via libera a prima terapia CAR-T in Italia, ok dell'AIFA. Per i medici rischio doppio di burnout, un coach per alleviare i sintomi. Cellule neurali controllate via smartphone. Via libera dell'Agenzia Italiana del Farmaco alla rimborsabilità della prima terapia a base di cellule CAR-T disponibile in Italia. La nuova terapia, riferisce l'AIFA, potrà essere utilizzata presso i centri specialistici selezionati dalle regioni per pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B resistenti alle altre terapie o nei quali la malattia sia ricomparsa dopo una risposta ai trattamenti standard e per pazienti fino a 25 anni di età con leucemia linfoblastica acuta a cellule B. Circa 540 persone nel nostro paese. Per la prima volta poi il Servizio Sanitario Nazionale pagherà in base al risultato. L'intesa sul prezzo della terapia di Novartis è infatti frutto di un accordo basato sul modello del Payment by Result. Si parla di circa 300.000 euro a paziente in tre tranche. I medici hanno, rispetto ad altri professionisti, un rischio doppio di finire vittime della sindrome del burnout. Quando stress e esaurimento fisico mettono KO il camice bianco. Uno studio della Mayo Clinic ha stabilito che un nuovo approccio alla lotta a questa sindrome può essere un coach professionista esterno alla struttura. Dopo 6 sessioni con un coach, i medici partecipanti allo studio hanno infatti segnalato una riduzione del livello di esaurimento e stress e una migliore qualità della vita rispetto a prima del confronto con il coach. Telefonini sempre più multitasking. Un team di scienziati tra Corea e Stati Uniti ha inventato un dispositivo in grado di controllare i circuiti neurali utilizzando un piccolo impianto cerebrale guidato proprio da uno smartphone. I ricercatori ritengono che il dispositivo, testato sugli animali, possa accelerare gli sforzi per scoprire segreti di malattie cerebrali come Parkinson, Alzheimer, ma anche dipendenza da sostanze, depressione e dolore.